Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Eccomi qua a fare il video riguardante quello che è stato il terzo act di Sailor Moon Crystal, appunto Rei. Come già si può capire dal titolo, in questo video arriva Sailor Mars, appunto Rei Hino. È una puntata di cui c'è da dire davvero un bel po' di roba, quindi direi di iniziare subito. Innanzitutto è particolarmente come tutte le altre fedele al manga, anche se presenta alcune cose che in realtà nel manga non ci sono, ma che ho particolarmente apprezzato. I disegni si alternano sempre da disegni perfetti a disegni un po' appunto non del tutto perfetti, ma ci sta, è un anime, non sempre tutto è perfetto, e a questo proposito ci tengo a dire che in realtà sono anche molto molto stanca di leggere critiche in giro che si basano su ogni piccolezza. Oggi, per esempio, mi è capitato di vedere una critica riguardante i piedi di Rei. Purtroppo, però, nonostante siamo ormai alla terza puntata, continua ad esserci qualcuno che continua a criticare sempre, sempre tutto. Cioè, veramente, se gente, ripeto, davvero questa cosa non vi piace, fate a meno e non guardatele sul serio, perché veramente mi ritrovo sempre la bacheca di Facebook intasata da questo non mi piace, oppure c'è un'immagine che dice, appunto uno screenshot che dice: ah, è una ragazza bellissima. Poi mettono una foto di Rei in un momento in cui, appunto, uno screenshot in cui Rei non è disegnata alla perfezione. E poi hanno anche a dire: ah, e lei sarebbe bellissima. Queste cose veramente fanno un po' incavolare noi fan di Sailor Moon, perché veramente sono piccolezze a cui la gente si aggrappa per fare continuamente critica. A questo punto mi viene quasi da dire che bisognerebbe, più che criticare, continuare a criticare i disegni e tutto, buttarsi su quella che è una vera e propria critica, cioè i sottotitoli. Diciamocela tutta, su Nico Nico è tradotto veramente con i piedi. Io non so se ve ne rendete conto, magari perché non tutti penso, perché ovviamente non tutti conoscono il giapponese, ma la maggior parte di ogni puntata, i tre quarti di ogni puntata, è veramente tradotta malissimo. Molte frasi vengono totalmente stravolte, totalmente cambiate. E questo porta anche, per esempio, a me è successo oggi, porta anche il spettatore che guarda la puntata a trovarsi a volte anche un po' sconcertato. Per esempio, a me questa terza puntata è piaciuta un sacco, però c'era quel qualcosa che, nonostante Rei sia fedele come carattere, come persona, come personaggio al manga, mi ha portato a dire: qualcosa non mi convince al 100%. Infatti poi me lo sono riguardato subato da dei fan in maniera del tutto fatta bene, ed effettivamente devo dire che questi dubbi li avevo per colpa dei sub che sono fatti assolutamente con i piedi su Nico Nico. Quindi questa è una critica che bisogna tenere appunto sott'occhio, più che i disegni, ogni screenshot di per sé, i sottotitoli. Veramente state attenti, perché su Nico Nico non sono proprio tradotti alla perfezione gli episodi. Quindi, più che criticare disegni, screenshot, eccetera, eccetera, guardate un po' anche queste altre cose. Come accennato all'inizio, ci sono stati anche i momenti che in realtà nella parte del manga non c'erano, in particolare uno, ed è stato il momento in cui Jedaito, scusate, lo dico alla giapponese, non è dirlo alla giapponese, Jedaite appunto, si ritrova ad ammirare il volto di Rei dicendo che è bellissima. Dovete sapere, forse non tutti lo sanno, che all'interno del manga Naoko Takeuchi aveva intenzione di far rivivere appunto quello che era l'amore dei quattro Chiten con le quattro, appunto, guerriere Sailor, in quanto nel loro passato stavano appunto assieme. Ovviamente questo non è riuscito a farlo per una mancanza appunto di tempo e spazi, da quello che avevo letto tempo fa, e questa cosa di voler riprendere questa loro relazione e inserirla in Sailor Moon Crystal mi è davvero molto molto piaciuta. Infatti quattro Chiten sono appunto per quattro guerriere, e appunto la prima è Jedaito con Sailor Mars, e questa, diciamo, questa ship molto veloce in questo episodio mi è davvero molto molto piaciuto, l'ho davvero molto molto apprezzato. Infatti, come potete vedere da questa immagine, si sono appunto le quattro coppie formate, più appunto 5 con Princess Serenity e Prince Endymion. È un'immagine che si trova anche all'interno del manga fra un capitolo e l'altro, non mi ricordo esattamente quale, però la potete tranquillamente trovare dentro il manga. Peccato solo che nella storia dentro il manga non venga appunto sviluppata meglio, solamente proprio molto molto accennata, più che altro appunto tramite questa immagine. E sono davvero, come ripeto, sono davvero molto contenta che abbiano deciso di inserirla in Sailor Moon Crystal.
Un'altra cosa che però in questo caso mi ha lasciato un po' interdetta è stato appunto il finale di puntata, nel momento in cui appunto Sailor Mars circonda con le sue fiamme Jedaito. C'è stato il momento in cui lui sembra in realtà sparito più che morto. Comunque nel manga lui in realtà muore bruciato dal colpo di Sailor Mars, invece qua sembra che lui si teletrasporti da non si sa dove. Ecco, questa cosa non l'ho proprio apprezzata al 100% perché proprio è questo il bello. Ogni shitenno viene ucciso dalla guerriera che dovrebbe essere appunto la sua amata all'interno del manga. E questa è una cosa che a me piace molto. Qua lui non sembra morto. Non vorrei che gli autori dell'anime cercassero di cambiare un po' le cose o semplicemente di non inserire queste scene di morte pressoché violente all'interno del manga, perché veramente perderebbe molto di quello che il manga è, questa sua cupidità, questo suo essere anche un po' violento per certe cose, che è una cosa che apprezzo molto all'interno del manga. Quindi spero che non vogliano stravolgere troppo questa piccola cosa, però è veramente una cosa. Vista dal mio punto di vista, magari ad altre persone può anche piacere in questo modo, magari lui ritornerà, non lo so, però in questo caso ci sarebbe un qualche stravolgimento della storia del manga, un pezzo di storia che a me piace particolarmente. E poi parliamo della trasformazione di Rei, a dir poco divina, veramente io non so se voi l'avete vista, nel caso vi lascio qualche immagine direttamente il video qua, è una cosa assolutamente stupenda perché a differenza delle trasformazioni degli anni 90 ci troviamo davvero a viverla in prima persona. Vediamo questo effetto 3D del fuoco che circonda Rei, sembra di vedere una palla di fuoco intorno a lei, davvero ben fatto, davvero una cosa fantastica, davvero da sbav e veramente wow, mi è piaciuta un sacco. Davvero le trasformazioni delle guerriere sono fatte in una maniera a dir poco stupenda, questo effetto del proprio elemento che circonda la guerriera veramente riesce sempre a mettermi la pelle d'oca. Purtroppo devo dirlo, ho sul serio paura che la trasformazione di Usagi sia quella peggiore delle 5, però perché veramente fra quella di Sailor Mercury e quella di Sailor Mars non saprei dire quale delle due è in realtà la mia preferita. Ora sono davvero in estasi perché so che il prossimo episodio sarà un qualcosa di assolutamente meraviglioso, in quanto vedremo il ballo in maschera, il ballo in cui le nostre guerriere si infiltreranno per capire se il gioiello della principessa che è arrivato è in realtà il cristallo d'argento illusorio, quindi il Silver Crystal, e sono davvero molto contenta perché questa è la prima puntata in cui diciamo il rapporto fra Tuxedo Kamen e Sailor Moon avrà un momento di rafforzo, davvero una puntata che a me piace da impazzire, non vedo l'ora di vederla appunto animata su appunto internet, su Nico Nico, e poi ovviamente la riguarderò sottotitolata meglio. Ok ragazzi, il video è terminato. Queste sono state le mie considerazioni riguardante questo terzo episodio. Spero che anche voi l'abbiate visto. Se non l'avete visto, vi lascio come le altre volte qua sotto il link per andarvi a vedere la puntata. Mi raccomando, ditemi anche voi cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa terza puntata, se non vi è piaciuta, cosa non vi ha convinto o che cosa avete adorato. Noi ci vediamo al prossimo video, appunto riguardante questa rubrica su Sailor Moon, a questo punto più che sugli anime, che sarà appunto fra 2 settimane quando andrà in onda il quarto act. Quindi vi mando un bacione grandissimo e vi auguro una buonissima giornata. Ciao!